Questa, diamoci un applauso e un saluto reciproco questa sera. Grazie per aver scelto questa festa che ha una storia lunghissima, 42esima edizione della Festa del Turista, ovvero da 42 anni si rende omaggio alla vostra presenza. Credo che sia una delle poche feste in Italia dedicate a chi fa il mestiere del turista, che poi è un mestiere bello. Oggi è una giornata un po' uggiosa, devo dire, è stata una meravigliosa giornata di mare, incrociamo le dita, anche perché stasera abbiamo una serie di collegamenti televisivi. Noi in questo momento, vedete, siamo in collegamento diretto con una bella serie di emittenti. Cominciamo dallo streaming, siamo in diretta streaming su terredisardegna.tv e poi sul digitale terrestre di Sardegna 1, quindi il canale 272 del digitale, via satellite con il Nord Europa e con le terre del Mediterraneo sul canale 879 della piattaforma Sky. Abbiamo poi altri due canali del digitale terrestre che ci seguono, sono Puglia Channel e Basilicata Channel. Insomma, sono veramente molto felice di poter raccontare di questa festa a mezzo mondo, perché alla fine lo prendiamo tutto. Facciamo un applauso a tutti coloro che da tutta Italia e da tutto il bacino del Mediterraneo ci seguono. La Festa del Turista con Sagra della Salsiccia e del Formaggio sta per andare in scena. Avrete modo e maniera di scoprire alcune tradizioni, non tutte, perché la Sardegna va scoperta sia a tavola ma soprattutto scarpinando, andando a cercare le cose belle di questa terra. Sapete, deriva da Icnusa, che è impronta, quindi è una terra che ha lasciato l'impronta nella storia dell'umanità. È una terra tutta da scoprire, in cui la tradizione, il passato, la cultura, anche in cucina, la si può scoprire grazie a queste sagre, a queste feste. Noi stasera abbiamo i nostri cronisti, i nostri giornalisti, insomma i nostri redattori di Media Live e di Media 7, che può darsi vi intervisteranno anche, per cui sappiate che potrete raccontare la vostra Sardegna, quello che avrete scoperto e visto in questo momento. La Festa del Turista, vi dicevo, è una festa che da 42 anni vi accoglie, è organizzata dal Proloco di Aliento in collaborazione ovviamente con il comune, quindi con l'amministrazione comunale. Ci sono tante cose buone da gustare, tante cose belle da vedere, tante cose belle da osservare e da ascoltare. C'è la tradizione degli stazzi che potrete scoprire questa sera. Voi sapete cosa sono gli stazzi? Sono quelle che nel resto del mondo si chiamano fattorie, ovvero dei luoghi all'interno dei quali si svolgeva la vita in tempi un po' andati, un po' lontani, per cui c'era la possibilità di cucinare, di allevare gli animali, di raccogliere i prodotti della terra. E poi c'era il momento della festa, quello legato alla raccolta del grano, alla mietitura, quindi l'agliola, oppure alla vendemmia, alla raccolta dell'uva e alla spremitura del mosto. Questi sono momenti che di solito erano molto divertenti, e siccome la TV non c'era, la radio neanche, ma neanche gli MP3, che cosa si faceva? Si danzava sull'uscio, quindi nella parte antistante lo stazzo, che diventava punto di incontro fra vicini, che poi tanto vicini non erano, perché abitavano a molti chilometri l'uno dall'altro, per cui quello era veramente il momento dell'incontro. E io vorrei che a raccontare con la musica e quindi con la danza la vita sugli stazzi, la vita degli stazzi, fossero i nostri gruppi folcloristici. Ne incontreremo tre in questa serata, diversi per destinazione geografica, ognuno con una storia particolare, ognuno con dei colori, dei vestiti, dei suoni diversi, anche se le danze vi sembreranno sempre uguali, ma in realtà sono diverse perché hanno un'origine e una tradizione diversa. Io comincerei subito con un gruppo che arriva da Nuoro, quindi siamo in piena Barbagia, una località, una zona della Sardegna tutta da scoprire. È un gruppo femminile, dovete sapere che in Sardegna è una terra matriarcale, ci sono, la società sarda è una società in cui la donna è l'ultima a dirla, ok? E così ci invidiano un po' in tutta Italia per questo. L'ultima parola spetta alle donne ed è per questo che un gruppo di sole donne conquista il palco e noi accogliamo così Nugo Resas, questo è il loro nome, sono bellissime, osservatele e applauditele come si conviene. Dicevo, è un gruppo di sole donne, nato però dall'idea di un uomo che ha deciso di mettere insieme tutte queste belle ragazze nell'anno 2003, quindi 11 anni fa, matematica aiutami, 11 anni fa. Da allora si è cercato di raccontare la vita negli stazzi e nei luoghi di incontro, nei luoghi di festa, vista dal punto di vista delle donne.
quindi non più la danza quale veicolo di corteggiamento, ma la danza quale momento di gioco fra le donne, fra le femmine, fra le sorelle, le cugine, le amiche, che si riuniscono per danzare. È così? È così. L'applauso accoglie questo gruppo bellissimo che vi proporrà tre danze: il passo torrao, che è proprio il ballo tipico della festa, e poi la nugoresu antiku, e infine suddillu, che vedrà all'organetto la mano abile di Valentina Chirra. Divertitevi, ci troviamo più tardi. A poi! Thank you.
bene amici, come detto da Maria Pintore, ci troviamo all'anfiteatro comunale di Aliento in diretta con vari emittenti locali, Sardegna 1 e Viva l'Italia Channel, per documentare questa sagra della salsiccia del formaggio. Come detto da Maria, siamo alla 42esima edizione e sono in compagnia del presidente della Proloco, Quinto Zizzi. Tanto buonasera e grazie per averci ospitato. Ci parlate un po' di questa bella iniziativa che ormai è diventata maggiorenne da tanto tempo. Eh sì, questa è la 42esima edizione, la facciamo dal 1972, la sagra della salsiccia del formaggio, festa del turista, che è anche un marchio registrato. Dopo diamo anche una tazzina, la famosa ormai tazzina della festa del turista, che è diventata un oggetto di collezione per i turisti. Dopo devo ringraziare, se permettete, tutta l'equipe della Proloco, che abbiamo una grande squadra che lavora almeno 30 giorni prima della manifestazione proprio per avere il massimo del rendimento. Parliamo un po' del territorio di Aliento, che cosa racconta il territorio della zona? Ma il territorio di Aliento è bellissimo, siamo il cosiddetto polmone verde della Gallura, abbiamo 22 km di costa, 1200 abitanti, cioè abbiamo delle spiagge bellissime, dei villaggi bellissimi, Portobello, Rena Maiore, Vignola Mare e Aliento. Abbiamo anche dei bei nuraghi, nuraghi Tutusone, che è bellissimo, e altri nuraghi nel nostro territorio. E dopo abbiamo anche le chiese campestri, San Pancrazio, San Giovanni, veramente luoghi da visitare. Perché viene definito il paese delle sagre? Perché facciamo tante sagre, facciamo, come ripeto, la festa del turista, la sagra della salsiccia del formaggio, facciamo la sagra delle frittelle, facciamo la festa del mare, Pennetta e lo Scoglio, e facciamo la sagra dei gnocchietti galluresi, proprio il paese delle sagre. Allora, se la regia è pronta, io manderei una cartolina per quanto riguarda il territorio, così andiamo a perlustrarlo un po' più da vicino. Ok, buona visione, vi aspettiamo dopo. Siamo sulla costa settentrionale della Sardegna, ad un passo dall'arcipelago della Maddalena e da Santa Teresa di Gallura. Aliento si affaccia e domina uno degli angoli più suggestivi e incontaminati dell'isola. Il centro urbano, dalla sua posizione privilegiata, si presenta come un belvedere. Domina il mare color smeraldo mentre si infrange nelle inconfondibili rocce granitiche della Gallura. Aliento, nei quasi 150 km quadrati di estensione del suo territorio, consente di ammirare l'intera Sardegna come fosse una riproduzione in scala, dagli splendidi arenili di sabbia bianca al verde della macchia mediterranea, fino al colore argenteo delle sue colline granitiche, che imponenti si espongono alle fresche raffiche di maestrale. 1200 residenti animano il centro abitato e negli anni la loro operosità, unita all'ospitalità tipica dei sardi, hanno fatto affermare e conoscere questo centro e il suo territorio, sia in Italia che nel resto del mondo. Ed ecco che nomi come Portobello, Vignola sono divenuti sinonimo di mare cristallino e oggetto dei sogni vacanzieri di moltissimi. La Sardegna da vivere, Camp Village Saragosa, la tua vacanza con tutti i comfort, ristorante, pizzeria, bar, discoteca, aree attrezzate per camper e roulot. Camping Villa Saragosa e Vignola Mare, infoline 079 60 20 77, camping.it/Sardegna Saragosa.
Senti Marco? Aspetta che chieda. Non ti sento secondo me. Prova. Allora ci troviamo qua nell'angolo dei cucinieri, allora, tanti uomini impegnati a cucinare. Buonasera, tanto sono in compagnia di? Cadedu Enzo. Signor Enzo Cadedu, sa che in questo momento siamo in diretta via satellite con tutto... E come no, mi hanno già avvisato di fatto, mi sono fatto pure la permanente. Allora raccontiamo un po' a chi ci guarda questa festa, lo spirito e quanta carne avete messo al fuoco. No, come carne abbiamo salsiccia, già abbiamo preso 5 quintali e mezzo di salsiccia, grazie a Dio, abbiamo 5 quintali di formaggio. E poi del vino non ne parliamo, su 3.000 litri, comunque la gente c'è e già consumiamo abbastanza, non ci rimane pochissimo. E come possiamo dire, la 42esima edizione della festa del turista, diamo buona salsiccia, buon formaggio, buon vino, la gente partecipa, è una tradizione, questa festa è, diciamo che è una delle più conosciute in Gallura e quindi la gente viene, è conosciuta, e ce n'è da tutte le parti. Qual è il segreto della festa del turista? Il segreto è che la salsiccia la facciamo qui ad Aglinto, il formaggio lo facciamo qui ad Aglinto, apposta per la festa del turista, quindi è tutta roba nostrana, e la gente lo sa, mangiano bene, bevono bene e non possono mancare. Guardi che fuoco per fare voi, che braccio, insomma. È tutto fatto al momento, la gente vede, arrostiamo al momento, diciamo, dai. Poi parliamo anche un pochettino con i tuoi colleghi. Sì, noi siamo tutti della Proloco, guarda. Quanti siete a rappresentare questo gruppo di lavoro? No, i soci della Proloco siamo una ventina, diciamo che ha visto quelli che lavorano lì davanti, sono tutti soci della Proloco, questi che arrostiamo qua, che diciamo facciamo l'arrostita, siamo tutti soci della Proloco. Qui siamo una decina che lavoriamo comunque. In quanti saranno presenti stasera a questo evento? Guarda, bisogna vedere dai biglietti, senz'altro speriamo di arrivare almeno a 3.000, però è logico che non tutti mangiano la salsiccia, vanno in ristorante, in pizzeria, quindi stasera insomma abbiamo un bel gruppo sia di Arzachena, c'è Bambita Zenta, quindi viene anche la gente a vedere lo spettacolo, non solo a mangiare perché non tutti vogliono fare la fila. Bene, buon lavoro, allora andiamo a conoscere qualcun altro, ecco dietro a me questo signorone è alto, lei è il signor... di coloro che si sono riuniti in associazione per dare corpo e voce ad un corpo di ballo, si riesce a portare a casa. Quindi sono tante le ricerche, alcune riguardano proprio la realizzazione dei costumi, che non è facile ricostruire, perché in realtà una volta si realizzavano in base a principi diversi da quelli che noi utilizziamo, però le ricerche ci mettono in condizione di ricostruire dei costumi che molto assomigliano, quasi fedelmente riportano i costumi di un tempo. E allora vi invito ad accoglierli con un applauso, è il gruppo folk Sacra Stanza di Berchideddu. Vai! Questo era il loro ingresso, l'applauso no? Allora, parliamo del gruppo di Sacra Stanza, che è un gruppo che ha una sua storia, perché è nato nel 2000, quindi la ricerca ha portato alla realizzazione di questi costumi, che come vedete sono tutti particolarmente belli, particolarmente preziosi, perché una delle caratteristiche principali dei costumi è proprio quella della ricerca del particolare, che impreziosisce e fa la differenza, a cominciare dai gioielli che come vedete portano al collo o sulle camicie gli uomini, hanno quei bottoni così particolari che fanno gioiello, i costumi, ma poi anche la ricerca delle danze. Non si è ben capito, c'è una storia molto articolata, molto complicata da raccontare, che vuole un legame fra la Sardegna e la Scozia. Questo fa sì che ci sia lo Scottis, brava la signora, promossa, è stata molto brava e intuitiva in questo. Lo Scottis è uno di quei balli, di quelle danze, che il gruppo Sacra Stanza di Berchideddu riesce a portare ovunque nel mondo e che lo ha un po' caratterizzato nella sua storia. Saranno accompagnati all'organetto, fatemi vedere se c'è, eccolo lì, da Nanni Massera di Osidda, che mi hanno detto che è un piccolo centro vicino Budusò, per cui un applauso anche al nostro suonatore di organetto. Anche loro
ci proporranno delle danze che riportano alla vita sugli stazzi, che era il centro vitale della cultura e dell'espressione gallurese in quel momento. Sono 20 componenti, abbiamo detto che hanno girato il mondo, sono stati abbastanza di recente, insomma anche in Australia per festeggiare il 2 giugno a Melbourne, e poi sono stati anche a Sydney, quindi anche in quelle zone così lontane si conoscono i suoni di Sagastanza e di Berchideddu. Per voi si comincia con su Ballo Tundu, abbiamo deciso che non lo facciamo? No, abbiamo detto che facciamo Baldittu e ovviamente Scottis. A voi! Bene, ci troviamo qua, lo chiamiamo il backstage della cucina, in compagnia della delegata al turismo, la signora Anna Maria Mannoni. Buonasera. Buonasera. Parliamo un pochettino di Aliento, della sagra della festa del turista, della sua 42esima edizione. Come siete arrivati a questo traguardo? Quali sono i risultati? Quali sono le aspirazioni? È stato un viaggio lungo ma bello, però iniziato in tempi migliori sicuramente di adesso. Però insomma, diciamo che anche quest'anno non ci possiamo lamentare, comunque, prescindere dalla crisi e da tutto il resto, insomma. Bello, stasera abbiamo anche un bello spettacolo, ci sono in azienda, quindi diciamo che facciamo del nostro meglio. Dilaghiamo un pochettino, parliamo un pochettino invece di Aliento come comunità, quello che offre al di là della festa del turista. Siamo qua a conoscere più a fondo le vostre caratteristiche, le vostre tradizioni, i vostri costumi e le vostre peculiarità. Aliento, diciamo che sì, dagli anni 60 è partito il turismo ovviamente come un po' da tutte le parti, però tendenzialmente era sulla pastorizia e c'erano i contadini, insomma, l'agricoltura, quindi ancora mantiene queste tradizioni comunque. Abbiamo delle tradizioni culinarie tipo il piatto forte, la zuppa quata, per noi, porcetto ovviamente. Ricordiamo tra l'altro che non siamo soltanto all'interno della Sardegna, ma siamo a pochi chilometri dal mare, quindi Vignola Mare, certo. Un'icona del punto turistico della Sardegna. Bellissima direi, tanta spiaggia, ma non abbiamo solo Vignola, abbiamo Rana Maiore, abbiamo tante bellissime spiagge, Ulitarroni, Naracunieddu. Abbiamo Portobello, che è un pochino più riservato, ma bello, una bella cosa, è stato fatto un bel lavoro. Senta, se dovesse scegliere in questo momento un piatto caratteristico della zona per i nostri telespettatori e dovendole insegnare la ricetta, che cosa proporrebbe al nostro pubblico che ci guarda? Beh, il nostro piatto forte è la zuppa, senz'altro, la zuppa quata. La zuppa quata è fatta col pane raffermo a fette, brodo di carne ovviamente, formaggio parmigiano grattugiato e formaggio fresco a fette. Avrei detto la zuppa di pesce invece, no. Va bene, il nostro piatto forte è la zuppa quata. La ringrazio. Senta, durante l'arco dell'anno quali altri eventi portate avanti adesso? Ma facciamo qualcosa per Natale e poi di solito verso aprile così
facciamo un salto alla Vispoli, ormai è diventata un'abitudine, e portiamo gli gnocchetti solitamente e le Seavas, tanto decantate. Raccontiamo a chi ci guarda in Europa, a chi non conosce i nostri costumi, i nostri gusti, che cos'è una Seavas e come viene preparata. Una Seavas è fatta sempre col formaggio, naturalmente, il nostro pezzo forte, diciamo, tanto per tornare alle origini dell'agricoltura, e poi con la pasta violata e sopra il miele, naturalmente. Va bene, allora le posso augurare buon lavoro per quello che fate. Grazie. Insomma, in questa bellissima comunità, e noi continuiamo il nostro giro per conoscere nuovi artisti e protagonisti di questa bella serata d'estate qui ad Aglientu. Grazie a voi. Noi consideriamo, grazie, la signora Mannoni, abbiamo sentito la signora Mannoni, e andiamo a continuare il nostro giro qua all'interno della Transenna, ma intanto vediamo qualche altro spazio di balletto, che non so esattamente, visto che sono distante dal palco, chi sia in questo momento che stia esibendo, quindi manderei la linea a terra, la regia, poi ci sentiamo più tardi. Allora, eccoci qua, siamo davanti proprio a due passi dal palco, in compagnia naturalmente di molti amici che sono venuti, intervenuti qua per vivere questa meravigliosa 42esima sagra festa del turista. Volevo chiedere, buonasera. Buonasera. Da dove arriva lei? Arrivo da Aglientu. Da Aglientu? Sì. Quindi di casa? Certo. Quindi non c'è gusto? No. Però allora, guardi... Da un anno vivo qua da Aglientu. Però lei non è di Aglientu? No, non sono di Aglientu. Da dove arriva? Vengo da Sassari. Quindi lei era sassarese, trapiantata qua. Esatto. Mi dica una, da circa un anno. Un piatto particolare che possiamo proporre a chi ci guarda di questo territorio. Allora, io proporrei la zuppa gallurese, detta anche zuppa quada,
È fortissima. È fortissima, va per la maggiore, qua la conoscono tutti. Oppure i ciusoni, che sono degli gnocchi fatti in casa, che sono leggermente più grandi di quelli che solitamente si trovano all'interno della Sardegna, ma sono particolarmente buoni ugualmente, con un sugo di ghisado. Che cos'è ghisado? Perché il ghisado noi andiamo in onda anche in Europa. È un sugo fatto con la carne. Bene, lei la signora? Sono Nunzia. Ringraziamo Nunzia e noi da questa postazione lanciamo questo piccolo contributo di cenni storici del territorio di Aglientu. Vai col contributo. La presenza dell'uomo nel territorio di Aglientu è antichissima. Lo testimonia il ritrovamento di alcuni utensili risalenti al Neolitico e poi gli insediamenti nuragici, per lo più in area costiera. Più tardi, in epoca romana, Vignola, oggi frazione di Aglientu, è stata una stazione di fermata e cambio animali, un po' un'odierna stazione di servizio lungo il tragitto che si sviluppava lungo la costa, nella direttrice che collegava Santa Teresa di Gallura a Porto Torres. Venendo poi in ere più vicine ai nostri giorni, tra il 1400 e il 1700, fu sempre Vignola a essere scelta come luogo ideale per la costruzione della tuttora imponente Torre di Vignola, fortezza militare voluta da Filippo II come avamposto di protezione contro i saraceni. È nel 1776 che, per volere di Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III, nasce l'attuale centro abitato di Aglientu. La fondazione è legata alla chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi, che Vittorio Amedeo III fece edificare tra il 1774 e il 1776 nell'allora Aglientu. Con la nascita del centro abitato non tardò a manifestarsi l'indole gaudente degli aglientesi. Solo nel 1959 Aglientu diventa comune autonomo, indipendente da Tempio Pausania. È qui che il territorio, attraverso l'operosità della popolazione, si afferma e muove i primi passi verso un'intelligente valorizzazione del territorio a fini turistici. Nascono gli insediamenti di Portobello, Rena Maggiore e Vignola, caratterizzati da una particolare attenzione alla salvaguardia e conservazione del territorio. La Sardegna da vivere, Camp Village Saragosa. La tua vacanza con tutti i comfort, ristorante, pizzeria, bar, discoteca, aree attrezzate per camper e roulotte. Camping Villa Saragosa e Vignola Mare, infoline 079 60 20 77, punto camping.it/Sardegna Saragosa. E quindi doppio applauso per i nostri amici ballerini. Cambiamo zona, abbiamo visto Nuoro, abbiamo visto la Gallura Alta e adesso entriamo in quella parte di Gallura che è forse la più famosa nel mondo, perché è la parte che dà i natali alla Costa Smeralda. Costa Smeralda significa Porto Cervo, Arzachena, sono tutti luoghi che rientrano nel comune di Arzachena ed è proprio da Arzachena che arriva il prossimo... Buono lì! Che arriva il prossimo gruppo, cioè, ci provano ogni tanto, bisogna anche rimetterli in riga. Si chiama Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena. Intanto noi li accogliamo con un applauso, poi presentiamo anche chi sono all'organetto. Per il momento invece vorrei le 6 coppie che fanno parte di questo gruppo. L'applauso è tutto per loro. Come vedete sono tutti molto giovani, perché uno immagina che ad apprezzare questo tipo di danze, di balli, andare a trascorrere intere serate in palestra, perché poi questo fanno, siano persone adulte, di vita vissuta, invece no, sono ragazzini che si appassionano a questa danza. Adesso lei non guardi il più vecchio del gruppo, mi scusi, guardi i più giovani del gruppo.
Sono tutti ragazzini che si appassionano a questo genere di danza, anche perché questo permette loro di scoprire il mondo. Vanno in giro per ogni dove grazie ai circoli dei sardi, che io non so se voi sapete cosa sono. Sono punti di incontro che noi sardi creiamo in giro per il mondo. Dove ci sono due sardi si aggiunge il terzo e si fa il circolo dei sardi. Quello è un buon motivo per parlare la stessa lingua, per incontrarsi, per scambiare gli stessi suoni anche sotto il profilo della musica, e quindi invitare anche i gruppi folcloristici che giungono dai luoghi di arrivo di tanti emigrati sardi, no? Per il mondo. E questi ragazzi quello fanno, in giro per l'Europa, i più fortunati anche per paesi fuori dall'Europa, raccontano e fanno ricordare i suoni del passato a chi in Sardegna non vive più da troppi anni per motivi diversi. Questo gruppo è nato nel 2010, hanno anche loro portato avanti una bella ricerca. Adesso aiutatemi, ecco lì, la prima coppia e l'ultima coppia indossa abiti che risalgono al 1825, quindi sono ricerche veramente molto articolate, in qualche modo complicate, quelle che loro portano avanti, mentre le coppie centrali, che vedete hanno costumi completamente diversi, indossano abiti tradizionali del 1860, quindi un pochino più recenti, anche se pur sempre datati. Fatevi vedere, siete bellissimi, vale la pena, no? Oh. Anche per loro, eccoli qua, guarda che belli, anche per loro ovviamente la presenza dei gioielli, che non è una roba così scontata, perché sono tutti gioielli preziosi e quindi in passato erano la ricchezza di una famiglia che veniva messa in mostra proprio durante i momenti di incontro sull'Aia, nello stazzo. Grazie. Che cosa proporranno loro? Avete deciso poi che cosa fare? Ballo Tundu? Sì. Allora, cominciamo con il Ballo Tundu. Dillu, che è un ballo a due passi, ok? E poi lo Scottis, e facciamo anche ballo zoppo? Vabbè, zoppicando faremo pure quello. Li facciamo tutti e quattro, tanto sappiamo di farvi felici in questa circostanza. Vi auguro buon divertimento e vi lascio con il gruppo folk Santa Maria di Arzachena e la loro versione un po' diversa del Ballo Tundu. A voi. Allora, in compagnia di Maria Pintore, qua nel backstage, proprio nella tua casa, dove questa sera stai conducendo questa bellissima serata, che un po' un tempo ci sta graziando, insomma. Ci sta graziando, stiamo incrociando le dita tutti, ci sono 10.000 persone che incrociano le dita. Anche perché oggi è iniziata con un sole, un caldo particolare, e poi a un certo punto si è nivolato, è maestrale, vabbè. Ma siamo qua per raccontare la 42esima Sagra del Turista, Festa del Turista, che penso che abbia risposto bene fino a questo punto. Assolutamente, credo proprio di sì. È una festa che coinvolge i turisti, credo che sia anche l'unica festa in Italia che festeggia il turista, e noi in Sardegna dovremmo coccolarli, i nostri turisti sono la nostra gioia,
anche economica, fatemelo dire, per cui dovremmo coccolarli sempre un po' di più. Qui ad Aliento si fa. Penso che abbiano copiato un po' questo titolo, Festa del Turista, anche da altre parti, ma penso che questa sia l'originale. Io credo di sì. Dal 1972, se non sbaglio, è in voga questa festa. E poi questa particolarità della tassina. Esatto, qui c'è anche una particolarità. L'hai fatto vedere il coccio? No, adesso andiamo a prenderlo, allora, perché dopo andiamo a farlo proprio vedere. Allora, esiste una vecchia tradizione, sì, per cui quando qui si va a mangiare oggi il pane con la salsiccia e i formaggi, il vino viene offerto non nel orrendo bicchiere di plastica, ma in una meravigliosa tazzina di argilla, un cotto praticamente, che poi diventa motivo di conquista perché tutti vogliono portare a casa quella tazzina. E in più ogni anno viene realizzata la tazzina d'oro che viene consegnata a un personaggio di spicco che in qualche modo ha reso onore nell'ambito della sua professione. Anche Pippo Baudo ha preso la tazzina d'oro, sai, sono stati veramente in tanti. Non so quest'anno a chi andrà, ma sono sicura che dalla Proloco qualche idea ce la daranno. Bene, noi ringraziamo Maria Pintore, la lasciamo al suo lavoro, quello di presentare ancora un altro gruppo prima di vedere l'esibizione di Tazenda. Allora no, questo dovrebbe essere l'ultimo gruppo, poi dovremo avere i Tazenda. Bene, allora lasciamo il tempo di preparare il palcoscenico e andiamo a conoscere nel frattempo altri artisti e protagonisti di questa bellissima serata. Ciao! Thank you.
Rieccoci tornati in diretta qui dal teatro, anfiteatro comunale di Aliento, in compagnia del maestro Enrico Riccardi. Buonasera. Buonasera a lei. Anche lei è assiduo frequentatore di questo territorio. Ah, ci vivo, quindi automaticamente è così. Poi questa è una festa molto importante, la Pro Loco ci dà un grande affare, danno dei risultati ottimi, quindi tutto molto bello. Qualche canzone partita da Aliento nel repertorio ma che bontà di Mina, ma che bontà, bovino della Gallura, e quindi era partita da qua. Perché io sono arrivato qui con Fabrizio De André, ci hanno fatto delle feste e allora poi alla fine ci è piaciuto. Fabrizio è andato a Lagnate, io mi sono fermato a Portobello. Quanti anni ormai? 30, vive? 30. Che cosa la colpita di più di questo territorio? La magnificenza che può avere la natura e la cordialità delle persone. Mi sono trovato molto bene. Che cosa si può imparare da un territorio come questo? Si può imparare che bisogna cercare di aiutare a capire il turismo, e lui può dare al turista veramente molto molto molto. Chi è il sardo? Diciamo che è una razza, chiamiamola così, che ama la sua terra, e per questo c'è soltanto da darle onore, perché vuol dire che combatte anche con delle difficoltà pur di rimanere qua. Chi espatria lo fa con diciamo il voler capire che cos'è un'altra civiltà, poi quasi tutti ritorni. Di quello che produce la Sardegna che cosa predilige? Il vino. Il vino, il Canonau, il Vermentino, va bene tutto. Per il Brindisi, per queste feste bellissime. A quando la prossima canzone di Enrico Riccardi? Ma abbiamo un progetto con Adriano Celentano, il titolo è Alibaba e i 40 ladroni, vediamo se funzionerà. La ringrazio maestro, e noi continuiamo il nostro giro lanciando il terzo e ultimo contributo, parlando ancora del territorio di questo bellissimo posto. Partendo verso ovest, direzione Castelsardo, troviamo Vignola, frazione che ospita una delle spiagge più estese, incastonata nella fresca pineta. A est la piana, Lulitta Roni, Narca Unieddu sono invece i nomi di gioielli che a est la natura ha regalato a questo territorio. Ma è Monti Russi, 90 metri sul livello del mare, a regalarci una visione diversa e molto particolare. Un promontorio rotondeggiante, rocce di colore rosso, come prelude il nome stesso. Oltre al mare, una tappa va riservata agli insediamenti nuragici del territorio. Sono almeno due gli insediamenti di questo tipo tuttora visibili. Se invece ci si trova da queste parti nel periodo invernale, si può incorrere in qualche piacevole sorpresa, come godere dello spettacolo della neve che imbianca i tetti e muta i colori dominanti del territorio, offrendo così a pochi fortunati visitatori un altro aspetto di un territorio che può stupire 365 giorni l'anno. Thank you.
La Sardegna da vivere, Camp Village Saragosa. La tua vacanza con tutti i comfort, ristorante, pizzeria, bar, discoteca, aree attrezzate per camper e roulotte. Camping Villa Saragosa e Vignola Mare, infoline 079 60 20 77. camping.it/Sardegna Saragosa. Anche, gli abbiamo chiesto 4 brani pesanti anche da ballare. Un bel impegno per loro, l'applauso vale doppio, ok? Volevo solo ringraziare anche l'organetto, quello suonato da Adriano Contini, che è stato molto carino, molto partecipe. E poi me l'ero perso, vieni qui. Superuomo, eh? Senti un po', Ometto, come ti chiami? Massimo. Massimo, ma tu balli o fai solo da accompagnatore? Faccio solo da accompagnatore. È molto meno faticoso, vero? Sì. Senti, ma c'è un ballo fra tutti quelli che i signori qui dietro più grandi di te fanno che a te piacerebbe fare? Sì. Quale? Prendere la gente. Prendere la gente. In che senso prendere la gente? Prendere la gente e farla ballare? Sì. Oh, ti piace essere accogliente?
Ma che bravo, lui è il soggetto ideale per i turisti, perché accoglie come tutti noi dovremmo fare alla festa del turista. Massimo, mi hai detto? Sì. Vuoi ringraziare tu il pubblico di turisti? Ringraziali tu, va. Grazie. Oh. Bene, grazie al piccolo grande uomo, grazie a tutti voi, al gruppo folk Santa Maria di Arzachena. Grazie a voi. Abbiamo così scoperto qualche cosa, non tutto, perché per raccontare la Sardegna non ci vuole mica una sola oretta, ci vuole molto più tempo. Spero di avervi dato, di aver scatenato la vostra curiosità e che domani in spiaggia, sole permettendo, prendiate un bel libro che racconta storie di Sardegna ed andate a leggere, perché la Sardegna è sì quella che si può godere dalla spiaggia, è quella che si gode in una festa popolare come questa, ma è poi quella che si impara ad amare e a rispettare. E questa è la Sardegna che noi vogliamo che voi conosciate, quella da amare e da rispettare. Detto questo, vi auguro una bellissima serata e vi lascio con un gruppo che di Sardegna si intende, perché loro sono proprio partiti dalla Sardegna, vinsero un Sanremo, arrivarono molto bene al Festival di Sanremo e da lì la loro avventura è partita. Hanno conquistato gli stadi più importanti d'Italia, hanno duettato con alcune fra le voci più belle del panorama italiano, ultimamente con i Modà. E allora, pronti per accogliere il gruppo che in questo momento rappresenta la festa del turista, grazie alla Proloco di Aliena e grazie all'amministrazione comunale. Grazie a voi per essere stati con noi. Io mi auguro di incontrarvi ancora su questo palco o in altri palchi della Sardegna. Vi lascio con i Tazenda. Ciao a tutti. Allora, in attesa che arrivi un'altra azienda, mi spendo con te questi ultimi secondi. Ma sì, sono soldi spesi bene. Che si può aggiungere ancora da questa postazione per questa bellissima serata che sta andando a scemare quasi sulla fine? Allora, è stata una bellissima festa di popolo, perché la bellezza delle feste popolari alla fine è quella di coinvolgere la gente, facendo innamorare il turista, il pubblico, colui che sta in piazza, di quello che noi raccontiamo. Io mi auguro di avere scatenato un po' di curiosità e che domani sotto il sole, sulla spiaggia, al mare, prendano un libro di Sardegna e imparino delle cose che oggi magari hanno solo intuito, perché così si impara ad amare una terra, una regione e la gente che quella regione vive. Vero, è vero. È vero. Che cosa si porta a casa dopo una serata così? Si porta a casa... Io, dici, che cosa porto a casa? In generale, io? Che cosa si porta... Io porto a casa la felicità di avere visto della gente serena, sorridere e godersi uno spettacolo semplice come quello popolare. Vedo negli occhi degli organizzatori la felicità di avere omaggiato il turista nella maniera migliore, vedo nei tuoi occhi la felicità di aver fatto un buon lavoro. Straordinario, bello, veramente. Poi quando si trova gente straordinaria è
più facile, è più semplice, certo. E vedo anche la felicità, non si intravede ancora, ma io che ho i superpoteri la vedo, dei Tazenda che stanno per salire sul palco e raccontare di questo respiro tour insieme ai Modan, tra gli stadio più famosi d'Italia. Io prima di lasciarti il microfono, perché sarai tu a intervistare i Tazenda questa sera, volevo fare un ringraziamento a tutto lo staff che sta lavorando in Media Live, in regia Marco Sacco, poi alle camere Alessandro Solinas, Ivan Ghisu e Riccardino Peronia. E quindi grazie a tutti voi ragazzi per il lavoro che state svolgendo questa sera in diretta qui da Alientu. A te il microfono, in bocca al lupo, vai a conoscere da più da vicino le ultime novità dei Tazenda. Andiamo. Tazenda, Nicola Knight, Tazenda, eccovi qua, tutti e tre. Nice. Allora, siamo qui con i Tazenda, stanno per salire sul palco, avranno la possibilità di cantare il meglio del loro repertorio. Raccontatemi dei Modà, che voi li avete visti da vicino, avete cantato e suonato in alcuni fra gli stadi più belli d'Italia con i Modà. Che effetto fa? È un effetto molto bello, sono molto più alti di quello che sembra. No, scherzo. Abbiamo avuto la fortuna e la possibilità di andare a San Siro e all'Olimpico e ci siamo bagnati di questa grandissima folla, 100.000 persone anche di più. E sta andando avanti questo progetto di amicizia artistica. Nicola, tu sei l'ultima new entry nei Tazenda, che effetto ti fa vivere questa avventura con loro? Ma l'effetto è meraviglioso, oltre a essere esilarante, sembra quasi essere, come dire, sempre con una dose di popolarità, di bellezza, di positività ad ogni concerto, quindi è fantastico. Però c'è sempre da considerare la storia dei Tazenda, quindi di sicuro la responsabilità nei confronti della storia e del repertorio, quindi, però ce la caviamo. Gigi, una battuta anche per te. Tu sei insieme a Gigi colonna portante da sempre dei Tazenda. Che effetto vi fa raggiungere il pubblico così lontano e continuare a raccontare piccole storie di Sardegna? Bello, sì, è vero. Sai, più di 25 anni che io e Gino siamo insieme. Poi quest'ultimo periodo stiamo vivendo la nona o la decima giovinezza nostra, perché noi ogni tanto ci rinnoviamo con la giovinezza. Sì, è vero, sarà anche questa cosa dei Modà, sarà il fatto che noi continuiamo a lavorare cercando di divertirci, e questo è quello a cui abbiamo sempre mirato. Pensiamo sempre che il nostro meglio dobbiamo ancora farlo. Con che cosa comincia il concerto? Inizia con La ricerca di te. Ti sei trovato? Vi siete trovati? Ma io direi, sì. No, sono ancora in prova, ancora per 10-15 anni, poi vediamo. Gli diamo fiducia. Sì, continuiamo a cercare insieme. Il nuovo cantante. No, basta e avanza. Senti, il pubblico vi aspetta, è una festa del turista molto calorosa, per cui fate un bel regalo a questi turisti che omaggiano la Sardegna con la loro presenza ogni anno. Che Dio vi benedica, grazie per venirci sempre a sentire, grazie mille. In bocca al lupo ai Tazenda, buona musica. Grazie Maria, allora io un applauso a Maria lo farei, guarda, facciamo un applauso a Maria perché lei se la cava sempre in tutte le situazioni. Allora, in attesa di sentire questo intro dei Tazenda, che so che dura 5 minuti esatti, andiamo insieme a conoscere i protagonisti veri, che è il pubblico? Assolutamente sì, dai, si va. Dai, andiamo, vieni Ale. Allora, ci avviciniamo qua dalle parti del tavolo. Che cosa chiederesti tu ad esempio alla signora? Beh, intanto io alla signora chiederei a... Vieni qua, ecco, si è divertita? Guardi, allora mi metto così. Non vuole essere ripresa la signora, me lo dica senza che io la riprenda. Si è divertita? Si è in incognita. Si è divertita, signora? Sì. La musica piace sempre. Mi parla sottofondo, la musica aggrega, mi diverto, mi piace la musica. E la signora è qui per in incognito, non voleva essere disturbata. Vabbè, ma è normale, va bene. Noi ringraziamo Maria Pintore e andiamo dall'altra parte per godere dello spettacolo meraviglioso che ci regalano i nostri amici Tazenda. Ricordiamo Ginetto Marielli, Gigi Cabezza e Nicola. Ci sentiamo presto, vado a prendere la tazzina perché io ancora non l'ho avuta. Ciao. Vieni Ale, vieni, andiamo. C'è gente che scappa da questa diretta, ma non possiamo fare a meno. Là, c'è gente che scappa, io non lo so. Allora diamo la linea al palcoscenico. Regia, pensaci tu, ci vediamo più tardi, ciao.
te che accogli il mio canto insicuro, dolce le sere di quiete, muto nella notte dell'inconscio, il mio profondo essere obbedisce a te, che cogli il mio frutto immaturo, acerba è la mia ragione, trema il primo sibilo di vento e cade nell'oblio del non ricordo di te. Portami oltre il pensiero, al di là del mistero, aiuta la mia essenza ad andare via da ogni idea, invitami ogni giorno alla ricerca di me, la ricerca di te. Thank you.
di este allegria. E te prenda, e te maia, gozan de altos disizos, a che danos frade de esa terra mia. E noi ho il nostro vaghe in amistade, a che danno sfama, pazienza e soledade, utios di serenidade, ponemi la insopra. Yeah.
casa morte sullo schiuma, terra mia, sangue da esa morte sulla spia. Se un'altra volta ancora quella luce splenderà, ci sentiremo. Самая за данса, и корисовица слава.